Allora, Marco esordio con la maglia del Dertona, prima abbiamo intervistato degli ex, ora un novello, come ti sei sentito oggi? Bene. Ah, mi sono sentito bene, prima partita, vincere così, molto difficile, scontro diretto subito, è una gran bella emozione. Speriamo di continuare così, dobbiamo solo lavorare. Oltretutto dietro non gli avete quasi concesso niente, Dai, diciamo non che hanno fatto neanche un tiro in porta sì, diciamo che ci è praticamente. andata bene. Beh, diciamo che avevi anche il tuo connazionale che finito il primo No, tempo, non è Esloveno, connazionale? Esloveno. No. Un'altra Ah, è razza. sloveno? Stefano, stavi per scappare dalla Ero convinto fosse serbo, quindi Valle controllare queste hai cose, sbagliato di poco, assolutamente, ti no, per prego. carità, lo so che già con Cvetkovic avevo messo, Peggio ancora dicevo, perché il secondo tempo ha tirato al largo, è andato a giocare su Priolo perché ha capito che con te non passava. No, non è vero. Dopo gli ultimi 15 minuti con è Priolo era tornata da vincente. me E li ha presi ancora. Diciamo di sì, dai. Cioè, ci è andata bene, alla fine abbiamo lavorato bene di squadra, di reparto. Alla fine io Ciccio, Mario, non li conoscevo e una settimana mi alleno con loro, ci siamo aiutati molto e è andata molto Un bene. italiano perfetto. Quanti anni è che sei? 21 anni che sono qua. Quindi sei nato praticamente di qua. Ma a livello personale preferisci giocare a 3, sei più orientato a 4? No, no. Lei è direttore, va via dopo? No, io sono qua per lei, aspetto lei. Cioè, a differenza di Poi io Priolo, a differenza di Priolo, sei sembrato molto più a 22 anni, a parte col Brescia, si trova già in queste categorie, quando invece merita, credo, qualcosa in più. Cosa succede? No, ho fatto il primo anno da quando sono uscito dalla primavera, sono fatto un'annata per gli infortuni che ho avuto. Secondo anno è andato molto meglio, solo che negli ultimi 3 mesi, alla fine nel calcio si guarda soprattutto da febbraio fino a maggio. Io ho peccato questi 3 mesi, Davanti perché c'è sono stato Serra come esonerato uno e mio papà, Serlini come diciamo, visto che mi voleva bene, è arrivato uno che non mi ha visto per niente, io ho perso da febbraio fino al playoff e allora ho avuto l'occasione di andare a San Bonifacese perché conoscevo il direttore, conoscevo alcuni ragazzi, era una gran bella squadra, Sì. è successo quello che è successo per Quelli che tanta voglia di tornare in alto, sì, giusto? sì. Infatti appena mi ha chiamato Serlini alla fine, ma mi conosceva il direttore così, ho accettato quasi subito. Bene, bene. Spero che ci porti poi un regalo a lui entro lunedì, dipende da C'erano, aspetta, no. Sei amico di una punta. Eh sì, lui è amico di una punta. Tu però hai passaporto italiano, sì. Serbo. Sì, cittadino italiano, sì. Ho provato, lui. Per fare una ragazza. No, è andato poi in sbuglio la guerra adesso.